Ciao a tutti e a tutte, ciao Adele. Ciao Marilene, ciao a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci vedono. Assolutamente, dopo la pausa estiva siamo di nuovo insieme, siamo di nuovo con voi per la nuova stagione di Chiacchiere tra Prof. Quattro, wow, per il quarto anno siamo con voi. Beh, c'è da dire che abbiamo perseverato, no? Siamo stati Un po' ci diplomiamo, costanti. Mari. L'anno prossimo andiamo in quinta. Quinto anno. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Chi non ancora non si è iscritto al canale lo faccia adesso e si iscriva insomma a tutti i nostri canali social per rimanere sempre informato anche su delle piccole pillole che durante l'anno possiamo fare che non andranno sul canale YouTube, ma che pubblicheremo delle estemporanee nei nostri canali social. Poi iscrivetevi al canale WhatsApp, dove metteremo in anteprima le novità. E vedete, Adele sta facendo passare il link, ma comunque basta trovare Chiacchiere tra Prof nei vari canali, anche Telegram, quindi sempre Chiacchiere tra Prof su Telegram e poi ovviamente i nostri canali social tra Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, basta che citate i nostri nomi, ci trovate lì, metteremo ogni tanto delle pillole per qualche consiglio, qualche piccola strategia che riusciamo insomma a intercettare nei vari applicativi che utilizziamo quotidianamente. Poi Esatto. ovviamente sempre no, il nostro contatto, come Adele sta facendo passare in sovraimpressione, la nostra email di riferimento, soprattutto se volete condividere buone pratiche, esperienze e non è detto che poi non sarete invitate, no, in una chiacchiera tra prof insieme qui sul nostro canale di iProf Creatività Digitale. Quindi siamo contente, vero Adele, di ritrovarvi e siamo all'inizio del nuovo anno scolastico, pronti con tante idee, cariche di entusiasmo e speriamo, insomma, adesso di cominciare insieme a voi un back to school veramente coinvolgente. E noi siamo qui per questo, Adele. Esatto. In quest'estate ci siamo riposate, abbiamo anche avuto modo di confrontarci molto tra di noi e con quelle che sono le nuove idee per l'inizio e quindi adesso man mano che si avvicinano sempre più i giorni proprio dell'inizio, della partenza proprio di scuola, ovviamente sapete che in Marilena siamo in regioni diverse, e ovviamente affronteremo e proveremo nuove modalità all'interno delle nostre classi. Abbiamo bisogno sempre di tanti dei vostri caffè per ragionare assieme, quindi se volete Per un po' di energia, no? potete offrirci un caffè. E io e Marilena abbiamo ovviamente iniziato tantissimo anche a ragionare, lo sapete già da molto tempo, sul discorso dell'intelligenza artificiale e dei chatbot e abbiamo deciso ancora di proseguire non solo nelle nostre formazioni, ma in generale anche in quella che è la nostra pratica didattica ad utilizzare sempre più quello che è lo strumento intelligenza artificiale chatbot, perché immaginiamo ovviamente i nostri studenti adulti che in un contesto aziendale, comunque in un contesto del mondo lavorativo, sarà sempre più richiesto il saper, come dire, contenere, addestrare, utilizzare in una maniera corretta l'intelligenza artificiale. Quindi è bene, farli entrare in contatto sin dalla secondaria di primo grado e ancora di più nella secondaria di secondo grado, almeno nell'uso consapevole Assolutamente. dello strumento. Quindi, Assolutamente sì, anche perché l'intelligenza artificiale fa parte della nostra vita, come abbiamo sempre detto, già da tempo. Oggi con l'intelligenza artificiale generativa viviamo un'altra era, un momento in cui riusciamo a capire quanto il supporto della tecnologia può essere significativo all'interno delle nostre attività quotidiane, non soltanto creative e creative, insomma, all'interno delle attività, nelle attività didattiche. Per cui è importante, come diceva Adele, avvicinare i piccolini e soprattutto far ragionare i grandi sul corretto utilizzo di questi supporti didattici, lavorativi, che hanno una marcia in più se utilizzati in un determinato modo. E poi c'è la componente dell'engagement, del coinvolgimento, di qualcosa che avvicina i ragazzi sempre di più ad una scuola nuova, ad una scuola frizzante, a una scuola che
conosce e dialoga con i ragazzi nello stesso linguaggio, con lo stesso linguaggio, per cui apre le porte ovviamente ad un apprendimento diverso. Esatto, esatto. Bisogna stare al passo con i tempi e non aver paura dei tempi che cambiano e che mutano, ma anzi noi viviamo in questa quotidianità, dobbiamo sfruttarla, quella che è il nostro vantaggio. Ovviamente sapete che io e Marilena non siamo ingegneri, non siamo programmatori, quindi quello che vi mostreremo è un approccio anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale in una maniera molto più semplice, quindi accessibile a chi non è avvezzo a quello che è tutta la parte, diciamo, di coding più complesso, perché ovviamente partire da zero comporterebbe uno studio ben diverso. E quindi partiamo un po', Marilena, con quelli che sono i bot, così come li abbiamo pensati i nostri studenti. Per i nostri studenti. Allora, noi partiamo con coinvolgere i ragazzi con degli strumenti creati da noi per poi far ragionare i ragazzi su quello che è poi il loro utilizzo. Quindi io condivido subito la mia pagina di Back to School. Chi ci segue sa che questo è il mio sito della mia scuola, del Back to School, che propongo ogni anno. Quest'anno è rinnovato con delle attività diverse. E la prima attività che ho pensato per presentarmi, perché l'anno scorso, come vedete qui, c'è una presentazione in realtà aumentata, e quest'anno la riproporrò, la mia presentazione in realtà aumentata con il Merge Cube, ma come messaggio di benvenuto ho utilizzato un chatbot. Come vedete ho creato un mio avatar che adesso lo farò partire senza audio, ovviamente, perché ci parlerò io sopra. Mi sono creata un avatar più giovane, così ogni volta che lo vedo mi gratifico anche un po', e l'ho inserito all'interno della classe, della mia classe, e ho presentato me stessa e la scuola, ma pochissime parole, perché poi la presentazione vera di me stessa e delle mie passioni l'ho fatta qui, perché prima di tutto dobbiamo presentarci noi per dare il via ai ragazzi di presentarsi con semplicità e spontaneità davanti ai nuovi compagni e ai nuovi professori, ovviamente. Poi all'interno del sito ci sono una serie di attività didattiche che poi andremo a vedere in un altro Back to School, nel secondo Back to School che vedrete fra qualche giorno. Poi, sempre parlando di chatbot, nell'area delle classi prime e nel conoscere la scuola, ho creato un bot con School AI, addestrato con gli strumenti della scuola, quindi i documenti scolastici, che sono il regolamento della scuola, che sono il patto di corresponsabilità e soprattutto anche il regolamento contro bullismo e cyberbullismo, che noi abbiamo allegato al nostro regolamento di istituto. E quindi ho inserito il bot creato con School AI e istruito con i documenti della scuola all'interno del sito, e qui basta inserire il proprio nome ed entrare all'interno del chatbot. Eccolo qui che si presenta. Ciao, in questo spazio puoi chiedere ai tuoi professori tutto ciò che riguarda la scuola, l'istituto comprensivo Gramsci, dal regolamento e le attività di sicurezza digitale, buon viaggio all'interno dell'istituto Gramsci. E il chatbot ti dà il benvenuto. Ti dà il benvenuto e ti chiede che cosa vuoi sapere della tua scuola. E quindi qui inizia il dialogo di tutti gli studenti con le loro domande, i loro dubbi che ovviamente avranno nel momento che mettono piede in una scuola nuova. Quindi questo è destinato ai ragazzi di prima, per la mia scuola, insomma, secondaria di primo grado. E quindi nel benvenuto, hai qualche domanda in particolare per conoscere appunto la tua scuola. Questo dialogo tra alunno e chatbot, il docente lo monitora attraverso un pannello che School AI mette a disposizione, e quindi può seguire tutte le chat che gli studenti faranno con il chatbot che li guiderà nella conoscenza della scuola. Quindi può vedere tutti i dubbi, le incertezze, ma anche le risposte che lo stesso chatbot darà. Questo è un modo per cominciare a riflettere con i ragazzi sul valore dell'intelligenza artificiale,
artificiale, qual è il valore positivo che può essere introdotto nelle attività didattiche? Ecco, dal diciamo l'avatar parlante dell'insegnante fino al chatbot, come viene istruito, che funzioni ha e qual è poi il vero utilizzo che ne viene fatto in classe. Quindi questo è il primo punto che coinvolge i ragazzi, li istruisce, li guida, ma li fa riflettere sull'uso dell'intelligenza artificiale. E esatto. Il chatbot, anche Adele l'ha creato e ha avuto già dei primi feedback, vero Adele? Sì, esatto. Vado a condividere il mio schermo. Allora, io, a differenza di Marilena, ho creato il chatbot che è già online sul sito intero del mio istituto, sul sito ufficiale della scuola, perché nel caso del mio chatbot, vedete, è qui in basso, ha già 44 interazioni. Se io vado nella parte di creazione proprio del chatbot, è stato addestrato con l'intero sito della mia scuola. Io qui nella graffetta non ho fatto altro che andare ad inserire il link generale del sito. Questo perché in questo modo io riesco a cascata ad avere tutte le informazioni a disposizione all'interno del bot. Il prompt che io ho creato ha dato delle indicazioni relative proprio alla persona del bot stesso, insomma chi è. Infatti dico: sei il chatbot che aiuta a comprendere il funzionamento della scuola, dei regolamenti, agli orari di segreteria, alla modulistica, fai riferimento al sito web della scuola, quello che gli ho indicato, interagisci in lingua italiana. Se gli utenti non capiscono, chiedi quale lingua conoscono, perché noi abbiamo ovviamente un'alta percentuale di alunni non italofoni all'interno dell'istituto e quindi il chatbot in questo modo cambia in automatico la lingua, adotta un atteggiamento empatico. Se non hai soluzioni, ho indicato quella che è la mail di riferimento della scuola e altre indicazioni. Ho anche messo all'interno del prompt di indicare se può direttamente i link di ciò che viene chiesto. Non sempre questo funziona, ma forse perché anche il sito che ha la veste grafica, ovviamente quello di PA 2026, è un po' più complesso forse per il bot su cui lavorare. Però devo dire che all'interno di tutte le interazioni che abbiamo già ricevuto, perché online da più di una settimana, quindi sono già 44, ha risolto diverse domande banali che avrebbero intasato le linee di scuola per delle stupidaggini, ossia: quando inizia la scuola, dove trovo i libri di testo? Ecco, in questo caso io mi aspettavo direttamente il link da parte del bot, invece indica però in maniera puntuale: vai nella sezione scuola, nella sezione libri di testo, lì trovi l'allegato. Ecco, non inserisce il link da cliccare, ma quantomeno dà il percorso. E fornisce anche tutta una serie di indicazioni, andando a supportare magari i ragazzi che sono anche spaventati per il primo giorno di scuola, perché uno studente chiedeva che cosa si fa, che cosa succede il primo giorno di scuola, e il bot l'ha tranquillizzata appunto dicendo: è un modo per familiarizzare, verranno spiegate tutte le regole di scuola, si conosceranno compagni e insegnanti, viene fatto comunque il giro all'interno della scuola. E vi garantisco che anche se molte delle informazioni non sono scritte in maniera netta sul sito, il bot riesce comunque a dare un contesto di senso e un contesto comunque collegato a quella che è la mia realtà scolastica. Quindi devo dire che le risposte non sono mai in maniera del tutto casuale fuori dal mondo, ma comunque aiutano tantissimo i ragazzi. E ad esempio nell'interazione, perché se io clicco direttamente sul sito e entro nel bot, vedete, c'è subito una presentazione della scuola con gli orari di segreteria, come funziona il perfezionamento, gli esami del giudizio sospeso quando sono. Cioè, ho chiesto anche al bot nello specifico di andare ad indicare quelle che sono le ultime notizie presenti sul sito, indicando ovviamente anche, se necessario, mail e numeri di telefono della scuola. Quindi effettivamente sta svolgendo un servizio e i ragazzi imparano anche, come diceva Marilena, a interagire, perché laddove non parlo dell'errore grammaticale, l'errore diciamo ortografico nel porre la domanda, ma
come viene fatta quella domanda. Perché se io scrivo al chatbot libri di testo, non è detto che la risposta mi vada ad indicare il percorso per ottenere i libri di testo. Se invece, e ho visto proprio che in alcune interazioni i ragazzi hanno capito che dovevano formulare la domanda completa come se fosse un essere umano, quindi dove trovo i libri di testo, allora lì che c'è la risposta completa. Quindi imparano anche ad interagire con questi meccanismi in una maniera più consona e più corretta. Quindi sotto questo aspetto devo dire che il bot a livello di istituto ha funzionato molto. E sicuramente, Marilena, funzionerà tanto anche il tuo specifico per bullismo, regolamenti, eccetera, per le classi prime, perché ovviamente i ragazzi di prima poi vengono dalle elementari dove non sono abituati e quindi ci sta che abbiano più domande. Assolutamente, poi soprattutto se non vengono dal nostro istituto, no? Dalla primaria del nostro istituto, devono cominciare a conoscerlo e quindi capire quali sono le regole, come comportarsi, nel modo anche l'abbigliamento, perché nel nostro regolamento c'è anche tutto ciò che riguarda appunto l'abbigliamento, come gestire dispositivi digitali, insomma ci sono una serie di informazioni che loro, interrogando il chatbot, riescono ad avere le giuste risposte. Insomma, poi, come hai detto te, allenato in modo mirato, il chatbot offre un servizio importante ed un punto di partenza. Per concludere, dopo aver introdotto il chatbot nel back to school, quindi accogliere i nostri ragazzi e in questo caso anche le famiglie, come ha fatto Adele inserendolo sul sito della scuola, con un prodotto nuovo frutto dell'intelligenza artificiale generativa, speriamo insomma di avervi dato il primo input per il back to school, creativo, coinvolgente e utile, quindi una funzione proprio di servizio. Nel prossimo back to school, come accennato, vi faremo vedere altre attività, altre idee nuove per coinvolgere i ragazzi i primi giorni di scuola. Quindi Adele, noi salutiamo i nostri amici e diamo appuntamento alla prossima puntata di Chiacchiere tra Prof Back to School 2. Quarta edizione, Back to School 2. Ciao a tutti! Ciao!